Andando con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, ci troviamo nella piccola saletta interna della clausura. Questo luogo, come ci racconta questa targhetta, qui Padre Pio sostava. È un luogo dove non possono venire i pellegrini, ma è un luogo particolare, molto caldo, caloroso, perché tra queste mura Padre Pio accoglieva gli ospiti, accoglieva anche l'amministrazione della Casa Sollievo della Sofferenza. Qui spesso si intratteneva anche con i suoi confratelli, intorno alle 20:30 circa, racconta la cronistoria in alcuni momenti e per alcuni colloqui. Cosa raccontarvi? Qui voglio raccontarvi la testimonianza di Vito che da Gioia del Colle ci ha scritto una email. Vito, 74 anni, è stato qui a San Giovanni Rotondo, è invogliato dai frati del convento a scriverci una email per raccontare la sua testimonianza. Tra la fine degli anni 50 e 60, una signora, amica di mia madre, racconta Vito, figlia spirituale di Padre Pio, di nome Margherita Capodiferro, organizzava dei gruppi che venivano qui a trovare Padre Pio con l'autobus. Si partiva in tarda serata e si arrivava poi a San Giovanni Rotondo di primo mattino per assistere alla Santa Messa che Padre Pio celebrava sul piazzale antistante l'antica chiesetta. Quando si arrivava, scrive Vito, c'era tanta gente, massimo silenzio, si rispettava l'arrivo di Padre Pio, mentre alcuni frati preparavano su di un piccolo palco l'altare, sistemavano poi il crocifisso e tutto ciò che occorreva per la celebrazione. Un anno, scrive Vito, ricordo che il santuario di Santa Maria delle Grazie era già aperto al culto e quando si arrivava dietro la porta principale erano già presenti i fedeli che attendevano. Appena veniva aperta quella porta, tutti si affrettavano a prendere posti laterali all'altare. Poi mia madre mi spiegava che stare ai lati era una ottima posizione, una posizione favorevole, perché si potevano vedere le mani di Padre Pio, che mentre celebrava le scopriva, toglieva i mezzi guanti. Al termine della celebrazione solo gli uomini venivano ammessi in sacrestia. Qui Padre Pio, aiutato dai fratelli, si toglieva con molta devozione i paramenti liturgici e si sedeva in raccoglimento, al posto esattamente dove indicato dalla targhetta. Tutti gli uomini erano disposti su di una sola riga, rivolti verso Padre Pio. Mio padre mi teneva per mano ed eravamo tutti in attesa che Padre Pio terminasse il suo ringraziamento. Quando Padre Pio si alzava, sempre con i confratelli accanto, si avviava piano piano verso la vetrata e in questo piccolo tragitto ognuno cercava di avvicinarlo per il saluto ed è stata proprio in quell'occasione che io ho visto la sua mano poggiarsi sulla mia testa e con voce flebile Padre Pio mi ha detto: "Guagliò". E così Padre Pio è entrato nella mia vita. In tutti questi anni, chiedendo la sua intercessione per la mia famiglia, i miei cari, la mia salute, la grazia dell'anima, Padre Pio mi è stato sempre accanto. La sua immagine a casa è presente, ho fatto conoscere ai miei figli i luoghi di Padre Pio. Nel 99 sono stato a Roma in occasione della sua beatificazione, ho letto i suoi scritti, la sua biografia. Fino al quando, scrive Vito, concludendo questa mail, il Signore mi darà la forza e mia intenzione è venire sempre a trovarlo per continuare a dirgli sempre grazie, Padre Pio.